È morto nel 2018 per colpa dell'amianto respirato negli anni 60, quando era meccanico nei Lagunari, il corpo speciale della Marina. Il tribunale ora ha condannato i ministeri della difesa e dell'interno a risarcire la vedova che abita in provincia di Parma ed era assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Questa sentenza è fondamentale perché costituisce uno dei primi precedenti relativi a morti di amianto per mesotelioma nell'esercito italiano per i militari di leva e di riconoscimento dei diritti in favore dei familiari. 400.000 euro di risarcimento più la pensione, ma il provvedimento esclude i due figli ormai maggiorenni quando l'ex soldato si è spento. Per questo la battaglia legale andrà avanti anche perché il mesotelioma pleurico, forma tumorale la cui unica origine è appunto l'amianto, si manifesta molti anni dopo essere venuti a contatto con la sostanza. Sono migliaia gli ex militari che si sono rivolti all'associazione, contaminati non solo dall'amianto, ma anche e soprattutto in anni più recenti dall'uranio impoverito. Ma lo Stato quasi sempre si oppone, diventa un nemico. Determina la situazione paradossale che per queste tutele è necessario agire giudiziariamente contro quelle stesse istituzioni che questi militari e comunque uomini in divisa hanno servito e per cui sono morti o si sono ammalati nell'interesse della collettività.